Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, io sono Marco Marchese, sono il cofondatore di Libri.tv. Abbiamo una telecamera qui stasera che riprenderà questo evento, che poi lo troverete facilmente su internet facendo una breve ricerca di questa web TV che è nata più o meno da pochi mesi e che riprenderà questo evento e quindi lo manderà su internet e potrà essere fruito questo video poi dopo da tutti. Oggi presentiamo un libro che è questo qua, Filosofia di genere, è scritto da chi sta alla mia sinistra e che è un vostro concittadino, Massimo Frane, che conoscerete sicuramente tutti, è un libro per la cura dell'omofobia. E ci tengo però anche a dire che Massimo ha scritto e sta lanciando proprio in questi giorni quest'altro libro. Lo potete trovare qui al tavolo per chi desidera poi dopo visionarlo, acquistarlo eventualmente, che è Il segreto dei fratelli del libero spirito. Anche questo qui è molto interessante, confesso di non averlo letto ancora perché me ne sono appena appropriato, però mi riprometto di farlo in tempi brevissimi. Lo abbiamo già presentato alla Caracalla, la festa del PD a Roma il 25 luglio, mentre lo ripresenteremo anche il 12 settembre, sempre a Caracalla, però per la festa della CGIL a Roma, Caracalla vicino a Circo Massimo, insomma. E beh, che poi è un posto anche d'eccezione dove presentare un libro. Ci sarà Franco Di Mare per la presentazione di questo libro alla festa della CGIL. Franco Di Mare è già stato insieme ad Arnaldo Colasanti invece per la presentazione di questo, ma l'anno scorso, insieme alla professoressa Balducci, sempre alla festa del PD di Caracalla. Il libro poi ha vinto, forse lo dirai anche tu, il premio della città di Frascati, premio per le pari opportunità, un premio istituito anche in collaborazione con il Ministero per le pari opportunità. Quindi. Bene, poi alla mia destra abbiamo la professoressa Paola Balducci, e Yuri Guaiana, segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti, e poi oltre a Massimo c'è Laura Cirella, che è coordinatrice provinciale di Selle, Giuseppe Politanò, responsabile dell'organizzazione del Circolo Selle qui di Polistena. Oggi, in questa occasione, e siamo lieti di questo, si parla di omofobia. Parlare di omofobia sembra, diciamo, un tema semplice da affrontare, ma purtroppo l'omofobia ha mille sfaccettature e si manifesta spesso e volentieri anche nei modi un po' più inconsueti. Quando si parla di omofobia, vabbè, la parola lo richiama già la radice di questa parola, no? Richiama la fobia, per cui la paura infondata, incontrollata, in questo caso verso le persone che amano persone dello stesso sesso, quindi verso la comunità LGBT. Dietro questo acronimo a me piace sempre ricordarlo, che cosa significa, perché spesso si sente dire, no, questo acronimo LGBT, allora magari qualcuno può dire, vabbè, è un acronimo, non so cosa significa. Non bisogna assolutamente avere paura delle parole e soprattutto di alcune parole. Questo acronimo è molto semplice, significa lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Non bisogna avere paura della parola omosessuale, perché spesso e volentieri, anche in incontri pubblici, io ho, diciamo, la fortuna di farne un certo numero, spesso quando ci si imbatte in questa parola c'è una sorta di, ci viene fuori un po' smozzicata, non viene fuori proprio per intero, e questo qui indica alcune cose. Dicevo, oggi parliamo di omofobia e questo libro, Filosofia di genere, porta un sottotitolo che è un libro per la cura dell'omofobia, un libro particolare, dopo ce ne parlerà Massimo diffusamente. Però volevo un po' spiegarmi con un esempio, come si dice, perché gli esempi forse sono le cose migliori che fanno capire quello di cui stiamo trattando. E l'omofobia si esprime in tanti modi. Io ricordo un caro amico che in un contesto, ma molti anni fa, era un contesto di 30 anni fa, pensate quanti anni sono passati, c'era in una piazza di un piccolo paese della provincia di Cosenza, c'era un gruppo di ragazzini che si sono ritrovati il giorno di Natale fuori per gli auguri, quindi una situazione assolutamente banale, e non si sa per quale motivo questo gruppetto, erano 5-6 ragazzini che facevano la scuola insieme, l'argomento cade proprio sull'omosessualità. E allora esce fuori la battuta: io ad un frocio non lo bacerei neanche, non gli darei la mano neanche per gli auguri di Natale.
fu detta, diciamo, questa frase: pensate che c'è una persona che stava in quel gruppo lì, che a distanza di 30 anni ancora lo ricorda questo episodio come uno degli episodi che l'ha colpito e che l'ha segnato per tutta la vita. Cioè, questi sono piccoli segni che chiaramente si ricevono e che poi si portano dietro, si portano, diciamo, nella vita, che si sopportano perché poi col passare degli anni le persone mette addosso, diciamo, una bella corazza che mano a mano fa il proprio spessore, e poi si passa sopra alla battuta che si sente al bar, oppure in un contesto lavorativo, oppure in un contesto anche ludico, quando si va al ristorante, in pizzeria, dove si dà sempre per scontato che tutte le persone che abbiamo davanti sono eterosessuali, e invece non è così. Molto probabilmente qui in mezzo a noi ci sono, diciamo, persone, anzi sicuramente ci sono persone omosessuali, non ci sono dubbi. Questa è una piccola espressione di che cos'è l'omofobia. Poi l'omofobia si esprime anche, ad esempio, a quello che è successo a Massimo, che è l'autore del libro. Quanti anni fa, Massimo? Undici anni fa a Massimo, io lo dico nel modo più brutale, a Massimo gli hanno spaccato la faccia, a Reggio Calabria, sbaglio? È stato a Reggio, tra l'altro, sempre l'avvocato professoressa Balducci ha seguito la vicenda, insieme anche dopo all'avvocato Nasso, Silvana. È durata a lungo, è durata una vicenda giudiziaria che è durata circa 10 anni, ma che si è conclusa, 9 anni è durata, che si è conclusa con una sentenza esemplare, perché chi mi ha aggredito è stato condannato a 2 anni di carcere, se ricordo bene, 25.000 euro di risarcimento che ancora non ho avuto, comunque c'è, più 6.000 euro di spese legali, quindi sono 31.000 euro, quindi mi pare che la condanna sia stata una condanna esemplare. E gli attacchi omofobi ci sono praticamente tutti i giorni in Italia, cioè se ne sente parlare poco magari sui grandi mezzi di comunicazione, però posso garantire che ci sono tutti i giorni. Cioè, l'ultimo attacco omofobo eclatante che è accaduto in Calabria è accaduto qualche mese fa ad un ragazzo, anche in questo caso a Reggio Calabria, che si chiama Claudio Toscano, e che gli hanno spaccato la faccia. Ma non perché lui abbia provocato oppure fatto cose particolari o ha attratto l'attenzione, semplicemente perché è gay, semplicemente perché è omosessuale. Io rubo soltanto 2 minuti e mezzo, ma 2 minuti e mezzo contati con i secondi, perché nel preparare l'incontro di oggi, per cui nel preparare quello che avrei detto come introduzione, e prima di dare la parola a Yuri Guaiana, che è il segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti, io ho ritrovato fra le mie carte una lettera. Sono 2 minuti contati di lettura, ma che penso facciano. È una lettera impegnativa, poi dipende dal vissuto della persona, per carità, ma dal mio punto di vista è una lettera impegnativa. E questa qui è una lettera che io ho ritrovato fra gli appunti mentre stavo preparando, insomma, l'intervento di oggi. È una lettera che ha ricevuto l'Associazione Arcigay Nazionale, scritta a mano su un foglio di carta. È una lettera sgrammaticata in alcuni punti, perché, ma questo non ha assolutamente importanza, è scritto da un ragazzino che va a scuola. È una lettera che ha anche un titolo, e che è Luca ti voglio bene, e che è stata scritta a Verona il 3 giugno del 1989. E qui, dal mio punto di vista, nasce e muore l'omofobia, tutta, 360 gradi. E vorrei condividerla con voi, e poi approfondiremo con gli altri che interverranno. L'Arcigay riceve questa lettera, ripeto, su un foglio protocollo scritto a mano, e che dice: l'altro giorno, mentre stavo con la mia compagnia, un ragazzo che viene da poco lì con noi ha detto che mentre stava ascoltando la radio dei comunisti ha sentito una trasmissione di Froci, i quali parlavano di un ragazzo che si è ucciso perché lo avevano scoperto a scuola che ci stava con un altro. Io, quando ho sentito quello che diceva questo ragazzo, mi è venuto come un colpo al cuore, perché quel ragazzo che è morto si chiamava Luca, e quella volta ci hanno trovati insieme a fare nella doccia della palestra. Io però ho dovuto dire che era stato lui. Se noi compagni di scuola andavano a dirle ai prof, mi sputtanavano, anche con la mia famiglia. Così mio padre mi portava dallo psicologo
e mi mettevo in collegio, come ha fatto il papà di Luca prima che si ammazzasse. Volevo dirvi che anche a me, come a Luca, piacciono i ragazzi invece che le ragazze. E quella volta in palestra ero molto contento di fare con Luca, perché lui era un paninaro molto bello, biondo e con due grandi occhi neri. Ci siamo capiti subito, perché lui guardava sempre me e io lui. Poi una volta durante la ricreazione io sono andato nei bagni della palestra, dove non ci andava mai nessuno fuori dell'orario di lezione, e lo aspettavo, e l'ho aspettato là, fino alla fine della ricreazione, poi lui è arrivato. Quando me lo sono visto davanti mi batteva il cuore per l'emozione e mi tremavano le gambe. Poi ci siamo baciati ed è stato bellissimo. Poi ci siamo rivisti ancora altre volte e una anche a casa mia, quando i miei sono andati via, fino a quando non ci hanno scoperto in palestra. Dopo quella volta non l'ho più visto, perché suo padre lo ha ritirato da scuola e siccome lui era di un paese della Bassa, non mi ricordo bene quale, non sono mai andato a trovarlo. Quando ho saputo che si è ucciso, ho pensato di farlo anche io, ma dopo non ci sono riuscito. Però sono stato male, non dormivo la notte, perché se Luca è morto è anche per colpa mia. Un'altra volta volevo dirlo anche al mio parroco, ma non l'ho fatto, perché lui una volta in chiesa ha parlato molto male della gente come noi e tutti gli battevano le mani e alcuni uomini si alzavano in piedi per battergliele. E io con questa scena stavo ancora peggio. Allora ho preferito dirle a voi queste cose, perché dicono in giro che i ragazzi del vostro partito, in realtà è un'associazione, non un partito, difendono la gente come voi e come noi. Io so chi siete voi e, per meglio dire, so dove state e vi ho anche visti. So dove state perché state proprio davanti alla mia scuola. Me l'ha detto un mio compagno di scuola quando stavo uscendo, che diceva che in quel palazzo ci sono i froci e le lesbiche. Poi una volta sono rimasto per più di mezz'ora a guardarvi quando davate da bere alla gente in piazza Bra, quando c'è stata la corsa questa primavera, e mi sono anche avvicinata e uno di voi molto gentile mi ha dato da bere e mi ha guardato con un sorriso. Sono stato così contento e ho ancora il bicchierino di carta in camera mia. Prima o poi spero di venirvi a trovare, che ho visto il vostro indirizzo davanti alla mia scuola e me lo aveva dato quel mio compagno che aveva visto anche un adesivo giallo. Se usate questa lettera, per favore non parlate del nome della mia scuola e del mio. Ma spero che Luca, dall'alto dei cieli, mi perdoni e che sappia che lo penso sempre e che gli voglio bene. E se sapesse, dov'è la sua tomba, andrei a mettergli dei fiori. Questa è l'omofobia. Allora, do la parola a Yuri, che continuerà ad introdurre questi lavori di questo incontro. Yuri è il segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Grazie Marco, grazie mille agli organizzatori per avermi invitato e per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo incontro, che è molto importante. Io sono molto emozionato dopo la lettura di questa lettera, perché credo che, come bene dice anche Massimo Frana nel suo libro, che dedica la parte finale del libro ad uno degli elementi e degli ambiti più importanti in cui si manifesta purtroppo l'omofobia in maniera più feroce, e cioè la scuola, è da lì anche che bisogna partire, proprio per venire incontro ai tanti Luca che spesso si trovano nelle scuole italiane, che spesso sono costretti a subire appunto angherie, a essere ritirati dalle scuole ed essere mandati, e ce ne sono tanti in Italia anche, a fare quelle esperienze che vengono chiamate esperienze riparative. C'è chi in Italia anche ritiene che i propri figli omosessuali siano in qualche modo da riparare, e quindi mandano i propri figli in questi centri dove si prega, dove si fa una serie di attività volte alla riparazione, appunto, al riorientamento sessuale verso l'eterosessualità. Non è superfluo dire che tutti questi tentativi finiscono solo nel creare enormi sofferenze ai soggetti che li subiscono e soprattutto non hanno nessun tipo di esito. Quindi la scuola è uno dei luoghi dove appunto bisogna lavorare. E Massimo fa molto bene, a me è piaciuto molto il libro di Massimo, perché ci ricorda
ci ricorda molto bene che cosa devono fare gli insegnanti. Massimo ci dice come gli insegnanti non devono andare a sindacare su quale sia l'orientamento sessuale degli alunni con i quali lavorano tutti i giorni, ma devono alimentare un dibattito, devono dare la possibilità di trovare per ciascuno la propria strada, andando anche a destrutturare quella che è la l'immagine di un genere, dei due generi, che sono generalmente stereotipate, sono delle immagini stereotipate, sono delle immagini ben definite, e che sempre Massimo ci dice, con più queste immagini stereotipate vengono contestate, vengono criticate, e la critica è l'insegnare ad avere un approccio critico nei confronti della realtà, è uno dei compiti principali della scuola e degli insegnanti, proprio perché, ci dice Massimo, la scuola, compito principale della scuola è quello di creare uomini e donne liberi, e per essere liberi bisogna imparare appunto a criticare. Ecco, criticare anche, avere un approccio critico anche nei confronti della identità di genere, oltre che dei vari orientamenti sessuali che si possono incontrare, che si possono incarnare, ma dell'identità di genere in particolare, ed è importante questo punto secondo me, è un elemento, ci dice Massimo, mostrano varie ricerche, in particolare una canadese, che permette agli studenti di avere anche maggiori successi a scuola, cioè l'approccio critico e la destrutturazione degli stereotipi di genere ci permettono di guadagnare uno spazio di libertà che fa bene alla rendita accademica, alla rendita scolastica degli studenti. E sottolineo questo aspetto della rendita di genere, sono contento di poterlo fare qui in una festa di SEL, perché c'è un gruppo che mi piace ricordare all'interno dell'area di SEL, che si chiama Maschile Plurale, che fa di questa campagna, di questa critica, un punto centrale, cioè andare a destrutturare soprattutto uno dei generi, e cioè quello maschile. Non è un caso che spesso e volentieri siano gli uomini coloro che si fanno soggetti attivi dell'omofobia, oltre che della violenza di genere, anche della violenza sulla donna. Spesso e volentieri le due cose vanno insieme, e quindi è soprattutto sul maschile che occorre lavorare per cercare di ampliare la gamma delle possibili sfumature del maschile, all'interno delle quali possa albergare anche una maggiore tolleranza, e quindi si possa ridurre la tentazione omofobica, cioè che poi che cos'è? La paura del diverso da sé, di una versione del maschile che viene percepita come radicalmente diversa da sé e pertanto deve essere in qualche modo punita. Spesso e volentieri, qui posso parlare proprio per esperienza personale, pur non avendo, noi sappiamo molto bene che c'è una distinzione, no? Un conto è l'identità di genere, un conto è l'orientamento sessuale, però proprio nelle scuole, quando ancora l'identità di genere è incerta, quando tutti devono affermare la propria identità di genere, spesso e volentieri si viene a fraintendere, a sovrapporre le differenze tra orientamento sessuale e identità di genere, e quindi l'omosessuale viene percepito come una persona radicalmente diversa da sé, anche in termini di genere, non solo di orientamento sessuale. Quindi l'importanza dell'approccio critico rispetto agli orientamenti sessuali, l'identità di genere, a partire dalla scuola, ma poi anche all'interno della società più ampia, come facciamo noi di certi diritti, che per esempio ci occupiamo non solo delle persone LGBT, ma anche delle persone I, cioè gli intersessuali,
in termini più popolari, gli ermafroditi, che sono quelle persone che appunto nascono con entrambi i genitali e vivono spesso e volentieri la violenza drammatica dell'intervento chirurgico in età neonatale per attribuire uno dei due sessi, senza curarsi di come questo bambino o bambina possa poi sviluppare un'identità di genere. Quindi l'approccio critico nei confronti dei generi, ma la omofobia, che si manifesta sempre, si manifesta costantemente, è dell'altro ieri o di ieri addirittura la notizia che a Palermo un ragazzo è stato picchiato semplicemente perché non ha aperto la porta del bagno all'interno di un locale ad una persona, ad un uomo, guarda caso, ritorniamo, ad un uomo di 60 anni che poi l'ha accusato di non avergli risposto e quindi di avere lui pensato che la porta fosse aperta mentre invece era chiusa, e questo l'avrebbe identificato come gay, e per questo il ragazzo si è preso una serie di sberloni in faccia. La settimana scorsa una donna transessuale è stata accoltellata a Milano da un uomo ancora una volta. Quindi violenza di genere e violenza omofobica spesso vanno a braccetto. Dicevo, l'omofobia si manifesta ancora oggi sempre in questi termini, ma l'omofobia si manifesta anche in altri termini. È di ieri la notizia che 173 parlamentari del Popolo della Libertà hanno firmato un documento per dirci che cosa? Per dirci che loro faranno di tutto per opporsi a quello che noi chiamiamo matrimonio egualitario, e cioè all'accesso per tutti, a prescindere dall'orientamento sessuale, all'istituto del matrimonio civile in Italia. Ebbene, questa è, io lo dico senza timore di smentita, è omofobia. È omofobia istituzionale, quella che viene chiamata omofobia istituzionale, che in Italia purtroppo si manifesta in mille modi. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto vari esempi. Abbiamo avuto un ministro della Repubblica che su carta intestata del ministero ha chiamato parte della cittadinanza italiana con il dispregiativo culattoni. Si tratta dell'ex ministro per gli italiani all'estero Tremaglia, che in occasione della bocciatura della candidatura di Buttiglione in Unione Europea ha detto, in un documento con intestazione del ministero, in Europa vincono i culattoni. Ebbene, questa è omofobia istituzionale. È, a mio avviso, omofobia istituzionale anche quella di un presidente del Consiglio, Giuliano Amato, di sinistra, quindi, che nel 2000 ci viene a dire: purtroppo in Italia c'è la Costituzione e quindi non posso vietare il World Pride a Roma. Purtroppo in Italia c'è una Costituzione. Quindi l'omofobia istituzionale è un altro tipo di omofobia che esiste in Italia, che non ha frontiere partitiche. Io ritengo che sia un male che attraversa veramente tutti i partiti, e che però fa, da un lato, ricrea un clima che autorizza poi in qualche modo nella società a pensare che vabbè, sì, quelli sono i culattoni, l'ha detto anche il ministro Tremaglia, quindi chi se ne frega, ma sì, una battuta non gli fa mica male. Oppure, peggio ancora, fa male a tutti, non solo agli omosessuali, ma fa male proprio allo Stato, perché porta una persona sicuramente preparata e intelligente come Giuliano Amato, che nella sua carica di Presidente del Consiglio arriva a dire: purtroppo c'è una Costituzione in Italia, cioè rendiamoci conto dei rischi a cui porta l'omofobia istituzionale. Ma l'esempio che facevo prima ci dà anche il sentore di un'altra questione, l'omofobia interiorizzata, che è un elemento che c'è, che noi omosessuali conosciamo molto bene e che
come ci dimostrano gli studi psicologici che avvengono anche in Italia, può essere in qualche modo ridotta proprio dal matrimonio egualitario, cioè dal neutralizzare, dall'eliminare le discriminazioni che ci sono nell'ordinamento italiano e rendere quindi uguali tutti i cittadini a prescindere dall'orientamento sessuale. Questo per noi di Certi Diritti è l'elemento più importante per sconfiggere l'omofobia istituzionale, interiorizzata, tutti i tipi di omofobia. La parità di diritti, il trattamento uguale di tutti i cittadini è l'elemento derimente. E credo che il libro di Massimo Frana sia importante, molto importante, perché va in questa direzione, anche l'incontro di oggi va in questa direzione, ci permette di fare cultura, appunto, attaccare l'omofobia attraverso la filosofia di genere, attraverso la cultura, attraverso il dialogo, attraverso il dibattito, attraverso, dico io, dobbiamo farlo, la neutralizzazione delle discriminazioni e quindi garantire parità di cittadinanza a tutti, e non solo attraverso leggi ad hoc che possano portare delle aggravanti. Io personalmente ritengo che questo sia secondario rispetto a quello che fa questo libro, rispetto a quello che stiamo facendo oggi, rispetto a quello che deve essere subito, senza poter attendere ulteriormente, una misura di equità, e cioè garantire cittadinanza a tutti attraverso il matrimonio egualitario. Grazie. Grazie, grazie Yuri. E a proposito di ringraziamenti, io non posso chiaramente che ringraziare Antonio Beglio, che è coordinatore cittadino del Circolo Selle, consigliere comunale, e Selle comunque che ha permesso che avvenisse questo incontro, facendo i migliori auguri pure per la riuscita della festa, che poi proseguirà anche qui in serata e che mi pare si chiuderà poi nella tarda serata con un comizio di chiusura. Io voglio dare la parola, e sono lieto, a Laura Cirella, che è coordinatrice provinciale di Selle. Grazie Marco, grazie anche per avermi, ai compagni di Selle qui a Polistena, per avermi inserito in questo dibattito su un tema che a me sta molto a cuore, e sta a cuore un po' anche per un percorso personale. Io per tanti anni sono stata un'attivista per Amnesty International, di Amnesty International nel tema appunto della lotta all'omofobia e più in generale dell'avanzamento sul piano dei diritti civili. È stato un tema che ho seguito molto, soprattutto dentro le scuole, con dei progetti educativi proprio dentro le scuole. E fra l'altro è un tema che Sinistra Ecologia e Libertà ha scelto anche a livello provinciale, sin da subito, sin da la sua recente nascita, che abbiamo trattato più e più volte, quindi questa non è una novità per noi come Selle a livello territoriale di scegliere questo tema. Addirittura quest'anno la giornata mondiale contro l'omofobia ci ha visti protagonisti per ben 3 giorni a Reggio Calabria, con una grande mobilitazione della quale ora con piacere vi parlerò. Ti ringrazio di aver letto anche quella lettera, e ringrazio Yuri per il suo intervento, che è stato anche molto, molto puntuale, e mi ha sollecitato diversi aspetti dei quali appunto voglio parlarvi. Vi racconto un po' un fatto che è avvenuto recentemente a Reggio Calabria. Chiaramente la dinamica, la dimensione che vi racconto è una dimensione molto, che ho vissuto molto direttamente, perché immaginate una comitiva di amici, ci si conosce tutti, ci si frequenta tutte le sere. Una sera uno di noi, il presidente dell'Arcigay di Reggio Calabria, riceve una telefonata, tarda serata, corri subito in ospedale. Hanno dato un cazzotto a Claudio, vieni subito, è stato un attacco, sicuramente un attacco omofobo, sicuramente corri immediatamente in ospedale. E quindi andiamo in ospedale, Andrea, il presidente dell'Arcigay, si reca in ospedale assieme agli altri dell'Arcigay. Primo elemento positivo: Claudio riceve un attacco e chiama il presidente dell'Arcigay di Reggio Calabria. Primo aspetto positivo di tutta questa vicenda terribile. Lì c'è Claudio con il volto tumefatto, il naso praticamente totalmente, mezzo volto totalmente sfigurato, che aspetta appunto di essere visitato. Claudio entra
farsi visitare dal medico, entra in questa stanza al pronto soccorso di Reggio Calabria, viene ricevuto appunto da personale medico e paramedico, si ritrova solo per un istante con un infermiere che lo stava appunto assistendo, e questo infermiere gli chiede: ma come te lo sei fatto? Perché avete litigato? Che cosa è successo? E Claudio gli dice: no, me l'hanno tirato perché sono omosessuale. Come sei omosessuale? Vabbè, te la presento io una ragazza, non ti preoccupare. Guarda, è una cosa dalla quale si può guarire, ti presento una bella ragazza io, non ti preoccupare. Cioè, immaginate Claudio in quel momento, appena uscito da questa stanza, ha detto: io questo lo denuncio. E dice: non avete idea di quello che mi ha detto. Due giorni dopo questo fatto, coro di indignazione generale, città di Reggio Calabria, coro di indignazione generale, un po' da tutti i fronti, destra, sinistra. Beh, noi chiaramente siamo molto vicini all'arcigay di Reggio Calabria, il presidente dell'arcigay di Reggio è un compagno di SEL, insomma, quindi già da tempo collaboravamo assieme, avevamo già imbastito un programma per la giornata mondiale contro l'omofobia, per una grande festa, volevamo fare una festa, la nostra idea era di fare una festa. Poi è successo questo fatto, il tutto è diventato meno festoso. Coro di indignazione generale, due giorni dopo a Reggio Calabria si svolge un grande sit-in, una grande manifestazione di solidarietà a fianco a Claudio Toscano, con centinaia di persone, centinaia di reggini, tanti esponenti politici, anche qui sia di destra che di sinistra, e Claudio lì parla e dice chiaramente tutta una serie di cose giustissime, bellissime, anche inaspettate da parte di una persona che ha appena subito comunque una violenza. E questo è il secondo aspetto positivo di tutta la vicenda, una reazione immediata da parte della cittadinanza, segno comunque che in città già da tempo si era avviato un percorso di sensibilizzazione, movimenti comunque, l'Arcigay, ma anche noi, comunque sia una serie di associazioni, cioè il movimento si è creato nel corso degli anni, la città riesce a reagire, cioè si era lavorato un po' e quindi la città riesce a reagire con quella grande manifestazione. Contemporaneamente, precedentemente, era stata presentata al Comune di Reggio Calabria una proposta di deliberazione per l'istituzione di un albo comunale per il riconoscimento delle coppie di fatto. Questa era una cosa molto vecchia che fra l'altro aveva proposto un movimento civico all'epoca a Reggio Calabria, Sinistra Ecologia e Libertà ovviamente aveva subito appoggiato questa cosa, era partita una campagna bellissima che vi consiglio di andare a vedere su internet, ancora si trova, si chiama Non nascondiamoci dietro un dito, dove molti di noi, coppie omosessuali ed eterosessuali, avevano accettato di farsi una foto con un dito davanti e dire: non abbiamo intenzione di nasconderci dietro un dito, basta, rompiamo il velo dell'ipocrisia, un segnale può essere, è chiaro, ha una ricaduta minimale rispetto a tutto il dibattito che c'è sul tema dei diritti civili, però un segnale può essere se il Comune di Reggio Calabria decide di approvare questa proposta di deliberazione e quindi di istituire un albo per il registro delle coppie di fatto, omosessuali ed eterosessuali. A un mese dalla faccenda, dalla vicenda di Claudio, a un mese da quella grande mobilitazione, da quella grande manifestazione, si torna in Consiglio Comunale in discussione di questa proposta di deliberazione. È veramente grottesco, mi viene da ridere, ma realmente ci sarebbe da piangere rispetto agli interventi che siamo stati costretti a sentire nell'aula del civico consesso di una città grande come Reggio Calabria, interventi deliranti. Deliranti da tutti i punti di vista, di ignoranza totale rispetto a quello di cui si stava parlando, rispetto al gergo, alle parole, senza alcun rispetto senza considerare che si stava parlando di persone, intanto di persone, delle loro vite, dei loro affetti, dei loro sentimenti, proprio senza nessuna cura. Ovviamente la proposta di deliberazione, nonostante un pressing notevole da parte della città, nonostante questa grande mobilitazione che era Non nascondiamoci dietro un dito, dove molti avevano messo la faccia, io stessa avevo prestato per un manifesto che ha fatto il giro di tutta la città, ma poi eravamo coinvolti tantissimi ragazzi, una grande mobilitazione molto bella, molto festosa, nonostante questo la proposta di deliberazione è stata bocciata, ma torno a ripetere, la cosa allucinante è stata con quale metodo, con quali discorsi, con quali interventi, che non vi sto nemmeno qui a dire, ma che vi assicuro che anche in quell'occasione hanno segnato un'altra violenza.
vi voglio dire anche un'altra cosa. Reggio Calabria quest'anno ha celebrato 3 giornate in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia strepitose. Nonostante fosse il tutto accaduto a cavallo di un altro evento piuttosto drammatico, quello è stato l'incendio del centro sociale Angelina Cartella di Reggio Calabria, un evento che ha scosso un po' tutti noi, perché il centro sociale è stato un po' il luogo anche di tante battaglie, di tante rivendicazioni, però sono state 3 giornate molto importanti. La prima, perché c'è stato un gran coinvolgimento della gente che è scesa in piazza, è stato fatto un corteo lungo la via principale della città, è stata srotolata una mega bandiera rainbow che ha coperto tutta la principale strada, la gente si è fermata. Abbiamo scelto come slogan "Riparati dai pregiudizi", abbiamo distribuito tanti piccoli ombrellini colorati, abbiamo fatto un flash mob aprendo questi ombrellini, apriti agli altri, riparati dai pregiudizi, la gente ha risposto positivamente. Per una città come Reggio, che aveva vissuto il fatto di Claudio esattamente 2 mesi prima, è comunque segno di una città che decide di reagire, di una realtà che decide di reagire. Quindi sicuramente c'è qualcosa che si sta muovendo e che va avanti. Purtroppo a fronte di questo ci si trova di fronte a una chiusura, a una grettezza di gran parte della classe politica, soprattutto di centrodestra, però con qualche timore anche da alcuni segmenti del centrosinistra. Io sono orgogliosa di appartenere a un partito, Sinistra Ecologia e Libertà, che da sempre, sin dalla sua fondazione, dice di essere a favore e lavora affinché sia riconosciuto il matrimonio anche per le persone omosessuali in questo paese. Sono davvero contenta di questo. Ma dico un'altra cosa: rispetto alla questione dell'omofobia serve una legge. Serve una legge nazionale contro l'omofobia. Credo che la vicenda della legge nazionale contro l'omofobia, che è stata prima approvata alla Camera e poi è stata bocciata con una, avanzando le pregiudiziali di costituzionalità da parte dell'UDC, è stata veramente una cosa penosa per un paese. Ecco, allora qua lo torno a ripetere, l'ho detto anche ieri sera, non si può essere europei a convenienza, per cui siamo europei quando ci chiedono i sacrifici, quando ci chiedono aumentano la tassazione, e poi non si è europei invece quando si deve parlare di avanzamento sul piano dei diritti. Allora serve una legge nazionale contro l'omofobia, serve un riconoscimento delle coppie di fatto omosessuali ed eterosessuali e serve il matrimonio egualitario. Questi sono 3 punti principali attorno ai quali la politica, secondo me, deve prendere un impegno. Sinistra Ecologia e Libertà l'ha preso, lo ha preso chiaramente. L'ho preso chiaramente sin dall'inizio, e secondo me questo è un punto apprezzabile per un partito, per una forza politica in un paese come il nostro, che purtroppo è vittima ancora di retaggi culturali pre-ottocenteschi. Purtroppo quotidianamente nelle scuole, nel vivere comune, le persone omosessuali subiscono vessazioni e angherie di qualsiasi genere. Allora credo che anche lo sforzo da parte sicuramente dei presidi formativi, della scuola e dell'università, ha un altro dettaglio. In occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, per la prima volta un'associazione come l'Arcigay, quindi un'associazione che appunto si occupa dei diritti delle persone omosessuali, è entrata all'università, all'Ateneo di Reggio Calabria. Era la prima volta che si parlava di questi temi in un'università a Reggio Calabria. Cioè ha proiettato un film, ha fatto un dibattito con gli studenti e ha invitato i docenti. Era la prima volta che accadeva a Reggio Calabria, quindi l'università non si era mai aperta al tema, questa volta l'ha fatto, quest'anno l'ha fatto. Quindi questo è anche un aspetto positivo. Nel momento in cui si riesce a entrare dentro i presidi formativi, che siano le scuole, che siano università, tu stai già segnando un passo avanti. E secondo me questo è stato un ulteriore elemento positivo. È chiaro, c'è tantissimo da fare. E noi come Sinistra Ecologia e Libertà siamo assolutamente dentro questa grande mobilitazione fino al collo, e quindi non è appunto, come vi dicevo prima, una novità per noi presentare il libro di Massimo, che non ho letto ma che leggerò sicuramente, o comunque sia parlare di discriminazioni di genere o per orientamento sessuale. Continueremo a farlo, continueremo a impegnarci sempre di più. I 3 punti appunto sono quelli che vi ho detto prima: una legge contro l'omofobia che dica che l'omofobia non è soltanto una malattia, ma che deve essere anche un reato e che quindi deve essere curata e deve essere anche perseguita nel momento in cui viene commessa, e soprattutto un vero impegno per un avanzamento sul piano dei diritti che riconosca anche alle persone omosessuali diritti sacrosanti, che sono fra l'altro
il minimo basilare per una persona che decide comunque di programmare un futuro, i suoi affetti, la propria vita sentimentale o quello che è in qualsiasi caso. Quindi credo che siano dei punti imprescindibili per una forza politica di sinistra, e comunque sia, qua lo voglio dire con davvero, è calzante questo aspetto secondo me, anche che decide appunto di porsi, di adeguarsi a quelli che sono gli standard europei. Grazie. Grazie a te Laura, e grazie anche per aver spiegato bene la vicenda di Claudio Toscano, che insomma è emblematica, e nel ricordare anche perché una vicenda fotocopia a quella... La vicenda di Claudio Toscano ha aperto un'inchiesta interna all'ospedale che dovrebbe vedere un risultato a breve, oltre che una questione, chiaramente una denuncia che è partita nei confronti dell'aggressore, che fra l'altro è già stato identificato, rintracciato e tutto il resto. Quindi siamo in attesa di capire che cosa la dirigenza dell'ospedale riuniti di Reggio Calabria intende fare. E fra l'altro, dalle ultime notizie che avevo, si tratta proprio di, se non di una sospensione dal posto di lavoro, comunque sia di ci sono stati comunque presi degli interventi nei confronti di questa persona, sì. Beh, è giusto che ci sia un procedimento disciplinare, anche perché nella vicenda di Claudio Toscano non si capisce bene se è più grave l'aggressione omofoba, cioè l'aggressione fisica, cioè il fatto che qualcuno gli abbia spaccato la faccia, o quella psicologica dell'infermiere che gli ha detto insomma te la trovo io una ragazza e vedi che il tuo problema lo risolve e non ti spaccano più la faccia in giro, insomma. Beh, è una vicenda, dicevo, fotocopia quella di Massimo, che però lascia ben sperare, perché la città di Reggio Calabria ha reagito quando la stessa vicenda l'ha patita Massimo, non una riga sui giornali, non una riga o una manifestazione di solidarietà da parte, voglio dire, della classe politica. E in quel momento lì, fra l'altro, mi ricorda Massimo che era anche assessore, quindi... Io ho vissuto l'aggressione, perché poi dell'aggressione di tutta la vicenda si è saputo alla fine, non si è saputo quando io sono stato aggredito, cioè nel 2001 io sono finito in ospedale a Riuniti a Reggio Calabria. Ricordo l'allora sindaco si affacciò un minuto proprio, aprì la porta, mi salutò e la chiuse. È strano che un assessore in carica aggredito, che finisce in ospedale, che poi viene sottoposto a un intervento maxillofacciale delicatissimo, perché io sono stato a Modena sottoposto ad un intervento molto delicato allo zigomo, per la ricostruzione dello zigomo, del pavimento del globo oculare, perché stavo per perdere l'occhio. È quanto mai strano che rispetto ad un'aggressione così grave nessuno abbia sentito allora dei miei, meglio non nessuno, chi rappresentava l'amministrazione comunale, cioè il sindaco di allora, non abbia sentito l'esigenza di fare un comunicato, di esprimere solidarietà a quanto mi era, rispetto a quello che mi era accaduto. Io voglio dire una cosa, perché allora si parlò di rissa, io anzi venne tra l'altro al danno la beffa, venne condannato per rissa, e quindi dovetti fare due procedimenti, uno di opposizione alla condanna per rissa e l'altro di querela rispetto a chi mi aveva aggredito. Ho vinto entrambi, perché rissa non c'era stata, io sono stato semplicemente vigliaccamente aggredito in modo selvaggio. Tant'è che poi anche i numerosi testimoni, tra cui gli agenti, dissero questo, per cui io mi sono sorpreso, ho detto ma come avete messo rissa, e poi in sede invece processuale testimoniate che avevate visto che io ero a terra, insomma, comunque. Ma fatto sta che io non ho avuto la vicinanza del mio sindaco di allora. Anzi, devo dire una cosa, dopo pochi mesi mi venne revocata la delega, per altri motivi forse, io non lo so. So solo che ricordo anche lo dico adesso perché tante cose io non le ho mai dette, però mi fa molto piacere che a Polistena si sia avuto l'occasione di fare un'iniziativa del genere e di parlare di cose del genere. Io ricordo un colloquio che abbiamo avuto faccia a faccia con il sindaco di allora,
in cui questo sindaco mi disse: guarda, mi hanno riferito che tu nella strada che porta a mare verso Gioiosa ti saresti baciato con qualcuno e ti hanno visto perché eri in macchina. Io non ho niente su queste cose, anche perché forse era di sinistra, io non ho niente contro queste cose, però sappi che potrebbe essere un danno per te tutto questo. Non so perché poteva essere un danno tutto questo, però potrebbe essere un danno per te tutto questo. Di fatto lo fu, io credo, perché alcune cose vennero utilizzate, in politica si sanno utilizzare, io per esempio ricordo il caso Boffo, per esempio, no? Certe cose che vengono fatte poi dietro le spalle, di nascosto, sotto banco, no? Come la calunnia è un venticello, no? Le paroline che vengono dette in giro, effettivamente poi possono danneggiare la persona ed essere utili a chi vuole appunto che la persona venga danneggiata. Non mi interessano queste cose perché io sono una persona, insomma, che non piega la testa su certe cose. La vita è mia e finché vivrò vorrò vivere la mia vita come meglio credo, cioè, per cui pienamente, per cui ripeto, è accaduto quello che è accaduto, ne ho sofferto dentro di me, non ho mai preteso nulla da chi diceva di essere mio amico, da chi diceva di essere mio compagno, non ho mai detto pubblicamente, oggi è la prima volta che lo dico, quindi voglio dire, sono passati tanti anni, dal 2001 al 2012 sono passati 11 anni, non ho mai pubblicamente detto queste cose, le dico adesso perché sono nel mio paese, sono a Polistena, sono qui che queste cose sono accadute, quindi le voglio ricordare. Claudio ha avuto la solidarietà immediata di tutti e questo mi ha fatto molto piacere, rimane comunque l'aggressione, rimane il danno che ha subito, la sofferenza che ha avuto e che avrà in futuro. Io invece ho dovuto per 9 anni condurre la mia battaglia in silenzio, poi quando ho avuto riconosciuto tutto quello che era giusto mi venisse riconosciuto, allora l'ho resa pubblica. Una cosa devo dire, a me ha fatto molto piacere che alla fine io sia riuscito in Polistena a far passare da consigliere comunale, capogruppo dell'opposizione, qualcuno ha avuto da ridire, dice ma tu eri all'opposizione perché eccetera eccetera, però io sono riuscito, forse oggi magari rispetto a quello che ho detto in questo momento qualcuno mi capirà meglio su certi passaggi che ho fatto, sono riuscito a far approvare col sostegno di chi sedeva dall'altra parte un regolamento contro le discriminazioni sessuali che è stata anche una risposta a chi in passato, a chi tanti anni fa aveva fatto qualcosa che era una discriminazione sessuale, a chi aveva utilizzato anche, diciamo, in una forma con una pressione psicologica, come a dire io ti tengo in pugno forse perché stai attento a queste cose, no, va bene, in pugno non mi tiene nessuno, e quel regolamento approvato per me è stato un passaggio importantissimo, non è stata solo una battaglia che io ho ritenuto opportuno di condurre per i diritti, per dare un segnale sulla lotta per i diritti, ma è stata anche qualcosa che mi ha gratificato personalmente, che mi ha detto bene, Polistena è anche altro, ecco, Polistena sa dare anche dei segnali bellissimi come quello di un regolamento che abbiamo approvato in Consiglio Comunale e per il quale Polistena si è dichiarata comune amico delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, no? A Milano l'hanno fatto poco tempo fa, noi lo abbiamo fatto nel 2009, quindi Polistena in questo senso è stata a livello di comuni, è stata uno dei comuni, forse è stato il primo comune in Italia a prendere una decisione così forte. Io mi auguro che altri comuni seguano l'esempio di Polistena. Milano mi dice che probabilmente noi, non probabilmente, ne sono convinto, noi ci troviamo dinanzi a un processo che è irreversibile, il riconoscimento dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans avverrà, che lo vogliamo o no, ma noi lo vogliamo,
che ci stiamo o no alla cosa, ma no, noi ci stiamo e lottiamo per questo, questo avverrà perché nelle cose, perché lo stiamo vedendo a livello mondiale, a livello europeo, ma avverrà anche in Italia. Che lo vogliano o no, i vari poteri forti presenti in Italia, dovrà avvenire, perché una democrazia come la nostra non sarà mai piena, non sarà mai matura fin tanto che non verranno riconosciuti pari dignità e pari diritti anche alle persone lesbiche, bisessuali, gay e trans. Quindi di questo ne sono sicuro, parlerò magari dopo per il resto. Grazie. C'era Yuri che voleva aggiungere qualcosa su Claudio Toscano. Sì, una cosa molto rapida, perché quanto mi è stato riportato mi fa pensare innanzitutto, mi fa capire il fatto che ci sono dei dati positivi, e cioè quelli che la gente inizia a denunciare, a reagire, e su questo, grazie anche all'aiuto di avvocati molto coraggiosi come Paola, che si impegnano, si riescono ad avere dei risultati. Ma si sottolinea il ruolo fondamentale degli enti locali, come ha appena detto Massimo, perché le delibere come quella di Polistena, quella di Milano, eccetera, che tutti dicono non servono a niente perché si concentrano solo sul registro, quando invece il cuore di queste delibere è quello che diceva Massimo, e cioè l'impegno delle amministrazioni locali a non discriminare. Queste sono fondamentali proprio nel caso di Claudio, perché per esempio gli enti locali, comuni o regioni, possono fare dei corsi di formazione al personale, come quello sanitario, che quantomeno evitino di dire delle bestialità come quelle dette. Tutto qui, grazie. Grazie a te, Yuri. Adesso voglio dare la parola a Giuseppe Politano, che è responsabile dell'organizzazione del Circolo SEL della vostra città di Polistena. Sì, grazie Marco. Tu prima ringraziavi Antonio e il Circolo di SEL di Polistena per avervi invitato a parlare un po' di questa tematica. Il ringraziamento invece va a voi per aver accettato di parlare di omofobia. A dire la verità, un po' dispiace doversi ritrovare qui in una festa di SEL parlare di omofobia, di lotta all'omofobia, perché è nella natura delle cose magari non andare contro gli esseri umani. E quindi il ringraziamento va a Massimo, che ha ben volentieri accettato di presentare il suo libro a Polistena. Abbiamo voluto fortemente parlare di omofobia perché ci stiamo rendendo conto che un po' questi attacchi violenti che sono diventati ormai una routine nel nostro paese sono sotto il cono d'ombra della società, che invece è più attratta dallo spread, dalla crisi economica. Io credo che viviamo in un momento in cui la crisi non è solamente economica, ma è una crisi sociale, e queste violenze omofobe fanno parte di questa crisi che questo paese sta vivendo. L'omosessualità è un genere dell'energia umana, e dobbiamo aprire gli occhi e scoprire che intorno a noi i nostri maestri, i nostri medici, i nostri avvocati sono persone che sono magari omosessuali, ma noi, quando ci ritroviamo di fronte a una difficoltà magari nell'ambito della salute, non ci curiamo se il medico che ci sta a fianco è omosessuale o se è eterosessuale. Il nostro pensiero va solamente affinché la persona sia curata. Io credo che quindi il primo passo, l'abbiamo detto un po' tutti, è riconoscere i diritti di cittadinanza in questo paese. Purtroppo il Parlamento, o chi è stato lì finora, non ha voluto o non ha saputo riconoscere questi diritti e bandire le violenze omofobe. Ci battiamo tanto per il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, però poi ci perdiamo quando si tratta dei diritti dei cittadini, ci perdiamo quando la violenza supera ogni limite contro l'essere umano. Noi, e mi fa un po' pensare questo, condanniamo molti episodi di razzismo, quindi difendiamo a spada tratta gli immigrati che hanno la loro dignità, vogliono tutelare la loro dignità, però allo stesso tempo, quando si tratta di omosessuali, ce ne dimentichiamo. Ecco, allora io credo che deve essere una nostra responsabilità
e eliminare un po' quell'ignoranza che c'è intorno a noi, quindi la cultura, come dicevamo prima, deve fare dei passi da gigante per eliminare questa omofobia. Io credo che oggi abbiamo riscoperto un po' la bellezza di fare politica anche grazie alla lettera che ci hai letto tu, perché con la semplicità e la sensibilità di quelle parole noi abbiamo ridato significato a tutto questo, tutto il discorso dell'omofobia. Purtroppo noi oggi sentiamo parlare e definiamo gay, omosessuali, anche persone che non hanno nulla a che fare con l'omosessuale, perché essere, dire gay, dire omosessuale è un'offesa comune che esiste oggi in Italia. E le persone omosessuali sono state sempre oggetto della politica del disgusto, un disgusto che si è opposto all'umanità e l'ha annientata. Ecco, io credo che è giunto il momento di promuovere la politica dell'umanità in nome dell'uguaglianza e del rispetto. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie a te davvero. E, volevo chiedere alla professoressa Balducci se voleva intervenire. Due parole veloci, proprio veloci, perché sono, come dice, fuori gruppo, però questo tema mi fa piacere per due motivi. Uno, perché in qualche modo Massimo ha una specie di riconoscimento, dopo quanto, 10-11 anni, di poter parlare di queste tematiche a Polistena. Io devo raccontare brevissimamente l'esperienza personale che ho avuto conoscendo Massimo, ormai ahimè soltanto perché uno poi diventa grande, non ahimè perché ti ho conosciuto, è tanti anni fa, quando venne al mio studio, e devo dire aveva un atteggiamento tra il guerriero, perché Massimo è un grande guerriero, ma anche il preoccupato, il rassegnato, la paura che la giustizia non potesse mai fare il suo corso, no? Perché guardate che 10 anni fa pesano come un macigno rispetto al tempo, 10 anni fa un'altra era, dove questi temi non si affrontavano, non se ne parlava, era quasi, anche venire da un avvocato e parlare di questi temi creava un forte imbarazzo. Quindi io devo dire che oggi a vedere Massimo qui, Massimo che ha scritto dopo tanto tempo quanto ha risolto la sua vicenda giudiziaria, che prima che giudiziaria è stata una vicenda umana, Massimo ci dice una cosa che mi ha colpito molto, l'ho sentita oggi per la prima volta, cioè la sapevo dal punto di vista dell'avvocato ma non dal punto di vista della disumanità che ha avuto intorno a sé, cioè nessuno, e parliamo delle istituzioni, perché tante persone magari avrebbero voluto fare molto di più, ma all'epoca credo un silenzio omertoso pesava anche all'epoca come un macigno, nessuno che lo è andato a trovare, l'istituzione che apre la porta e chiude, quasi che avvicinarsi a una persona omosessuale potesse creare un coinvolgimento e un imbarazzo. Questo sinceramente sono passati tanti anni, ma oggi io credo, lo vedo a Roma, dove abbiamo un comune che, nel quale ancora ora oggi, e il Massimo lo sa, queste vicende non sono anormali. Una città moderna come Roma, una città che è dove risiedono le istituzioni, noi abbiamo ogni volta dei fenomeni gravi come i tuoi, ma probabilmente ancora molto più gravi perché è passato tanto troppo tempo. Quindi Massimo ha avuto il riconoscimento giuridico, ben venga, il riconoscimento umano di parlare oggi in questa sua città, e anche se molti non saranno presenti, l'eco della presenza di Massimo c'è ed è una presenza molto forte. Secondo punto, io questi miei meravigliosi amici, cioè mi sento molto in famiglia, perché voi sapete sempre che potete contare sempre e comunque su di me, perché queste battaglie sono le battaglie di tutti noi, sono le battaglie di civiltà. Non condivido una cosa che tu hai detto, mi permetto, invece condivido quello che dice Laura. È vero che non c'è bisogno di rendere tutto un illecito penale, no? Perché il codice penale, io sono per un codice penale mite, vi dovrebbe essere una depenalizzazione, la custodia cautelare dovrebbe essere l'estrema ratio in un paese civile, però vi devo anche altresì dire che qualche norma in tema di omofobia deve essere introdotta. Parlo di una mia esperienza personale della scorsa legislatura, per cui potete capire, noi combattemmo su due temi, lo stalking e l'omofobia, e venimmo stretti veramente da due poli, perché da un lato il mondo delle donne si arrabbiava con noi perché non veniva approvata la legge sull'omofobia, d'altro lato dovevamo approvare la legge sullo stalking e l'omofobia.
I maschietti in commissione giustizia della Camera dicevano a noi donne che facevamo la battaglia sulla legge sullo stalking, ora non vi si potrà più mandare nemmeno un sms perché tutto è stalking. E allora questo vi voglio dire, parliamo dello stalking, parliamo degli atti persecutori su una donna che sono uno dei fenomeni non garantiti, anche se ora la normativa è stata introdotta. Sull'omofobia è stato un dramma, cioè quando ascoltammo, c'era anche tanti amici e amiche che vennero audite in commissione giustizia, io ho il presidente, bravissima persona, Pino Pisicchio, che ci cominciava a dire ma ora ci tocca sentire omosessuali, c'è trans e quant'altro, ma che mondo è? Io sono rigorosamente etero. Allora pensate quanto ancora è brutto e violento e volgare il peso di questa etichettatura. Chiudo dicendo e riconfermo quello che tu dici, che approvo assolutamente, questa Europa a doppia velocità. Allora, l'Europa dello spread, dove dobbiamo fare grandi sacrifici, ma l'Europa dei diritti, penso al Trattato di Lisbona, dove ci impone il riconoscimento, le pari opportunità per tutti, senza discriminazione di sesso e quant'altro. Abbiamo una carta costituzionale. E credo, e chiudo brevissimamente perché è un intervento abusivo nel dire, il nostro impegno è totale, al 1000 per 1000, per far sì che non si parli più diverso da, siamo tutti uguali, ce lo impone l'articolo 2 della Costituzione, ce lo impone l'Europa, ma prima di tutto, e lo dico agli amici qui presenti, sono molto onorata e ringrazio veramente l'organizzazione, siete stati straordinari, dobbiamo avere la convinzione dentro di noi, ai figli, ai giovani, dobbiamo spiegare che non c'è diversità, c'è la gente che ha paura della diversità perché ha paura del diverso, e questo non va bene. In una società normale siamo tutti uguali, con gli stessi diritti ma anche con gli stessi doveri. Grazie. Grazie a te Paola, e ci stiamo avvicinando al momento topico, come si usa dire in queste circostanze, vale a dire io sto per dare la parola a Massimo Frana, però prima ci tenevo brevemente a dare la parola ad Antonio Baglio, che ci voleva dire delle cose. Non dovevo intervenire neanche io questa sera, come Paola, però io penso che era importante dimostrare l'affetto, perché qui parliamo di affetto, verso le persone che subiscono questo tipo di violenza. Ed era doveroso anche ringraziare Massimo, perché mi ha colpito molto quando lui diceva: forse grazie a quello che ho subito io sono riuscito a Polistena, in una piccola comunità della Calabria, nel profondo sud, una delle province più arretrate, tra virgolette, dell'Italia, si è riusciti a distanza di 10 anni dal suo episodio, che l'ha visto coinvolto, si è riuscito ad approvare nel comune di Polistena le cose che diceva Massimo. Per esperienza personale, chiudo, quella cosa l'abbiamo vissuta, io ero in giunta insieme a Peppe, all'epoca ero anche capogruppo di maggioranza. Quando Massimo la propose questa cosa, non vi nascondo che ho avuto un po' di timore a proporla al gruppo mio di maggioranza, perché pensavo che ancora questi temi potessero infastidire qualcuno. Ebbene, invece abbiamo trovato come gruppo di maggioranza, e anche il sindaco del tempo Giovanni La Ruffa, abbiamo trovato subito l'accordo, la disponibilità a sostenere questa battaglia che Massimo la viveva anche personalmente, non era solo una questione politica, ma una questione personale. Allora la portammo in consiglio comunale, il consiglio la votò all'unanimità, tranne una persona che furbescamente durante la votazione uscì dall'aula, ecco, è scappato in bagno. Chiudo quindi dicendo che per noi questa sera è un orgoglio aver presentato il libro di Massimo, è un orgoglio perché abbiamo colpito nel segno. È vero che forse la presenza è limitata,
però ho ricevuto in questi giorni attestati di affetto come li ricevemmo all'epoca dell'approvazione anche da parte dell'Arcighecci, all'epoca ci scrissero sul sito del comune diversissime persone, ma sono continuati in questi giorni, come spesso succede ormai da quant'è che abbiamo aderito a SEL, che qualche furbetto del quartiere, qualcuno che ancora pensa che la sessualità sia un elemento di contrasto nell'attività politica, ci dice che noi siamo con Nichi Vendola, uno che è gay. Allora noi per questo motivo abbiamo voluto questa sera presentare questo libro, perché al di là di, come diceva Paola, che c'è chi vuole parlare di omosessualità ma dice in premessa io sono eterosessuale, noi invece vogliamo parlare della omosessualità come una cosa normale. E chiudo dicendo la cosa che all'epoca disse dalla giornalista di Rai 2 che ci intervistò a me, a Massimo, quando mi pose la domanda, dice: lei è contento di aver votato questa cosa? Io gli dissi di no, perché è come se in Italia votassimo se siamo a favore o no per quelli che hanno i capelli biondi o ce l'hanno neri, però era nostro dovere come istituzione dare l'esempio, perché l'istituzione, la città, deve sostenere anche queste vicende drammatiche, quella che per esempio ha vissuto Massimo Frano. Grazie a voi di essere qui a Polistena questa sera. Grazie a te Antonio. E adesso cedo la parola a Massimo, perché è arrivato il momento, ci deve spiegare, cioè Massimo, fra altre cose, ragionavamo un po' se bisognava fare un giro di domande, fare una, due domande per ognuno. Abbiamo deciso di no, quindi ognuno ha fatto il suo intervento, però una domanda c'è. Massimo, perché dobbiamo comprare questo libro e leggerlo soprattutto? Ma io intanto vi chiedo di lasciarmi in piedi, perché sono davanti ai miei concittadini e quindi preferisco stare in piedi, insomma. D'altra parte questo è un posto che conosco bene, perché insomma vecchie campagne elettorali mi hanno visto qua spesso. Perché leggere questo libro? Innanzitutto, prima di parlare del libro o del perché leggere questo libro, io voglio ringraziare SEL per l'invito che mi ha fatto ad essere presente qui. È nato un po' per caso, perché Antonio mi ha chiamato in seguito all'invito che aveva fatto all'onorevole Balducci, e l'onorevole ha detto: ma io conosco una persona di Polistena che è Massimo Frano, insomma, dice, ma lo conosco anch'io, e la cosa è arrivata. E poi è uscito anche l'invito per la presentazione di questo libro a Polistena, quindi è stata una cosa così pensata per caso, però devo ringraziarvi, perché veramente è stata una bella occasione, una bella serata. Mi ricordo un po' un'altra serata che abbiamo avuto con Marco Marchese a San Giovanni in Fiore. È stata anche lì una bellissima iniziativa in cui si è parlato di omofobia, di diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, ed è stata molto bella quell'iniziativa, perché si svolgeva a San Giovanni in Fiore. E San Giovanni in Fiore, io lo ricordavo proprio in apertura del mio discorso, è il posto dove ha vissuto e ha operato Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore è uno dei più grandi pensatori mistici del Medioevo, ed è un calabrese. Ha dato origine ad un grande movimento di pensiero che è il gioacchinismo. Ma il nucleo fondamentale del pensiero di Gioacchino da Fiore era la libertà. Era lo spirito libero. Gioacchino da Fiore è stato il primo grande pensatore del libero spirito, voglio dirlo così. Ho fatto un libro, tra l'altro, lo accennava Marco prima, che ha appunto per oggetto un movimento esoterico del Trecento, i Fratelli del Libero Spirito, che risentono chiaramente dell'influenza di questo grande teologo e mistico che è Gioacchino da Fiore. Quindi se io dovessi dire qual è il filo conduttore di quanto ho scritto, c'è anche un'altra opera precedente a queste, che è su Meister Eckhart, un altro pensatore medievale, il filo conduttore è quello della libertà,
della libertà dello spirito, diremmo così, che unisce queste opere, che apparentemente potrebbero sembrare di diverso carattere, ma non lo sono chiaramente. Ecco, il punto che le unisce, il filo che le unisce, il comune denominatore che questi testi hanno è appunto la libertà, che è innanzitutto una libertà interiore dello spirito, quella che nessuno ci può togliere una volta che siamo stati in grado di raggiungerla. Io vorrei un attimo ricordare quello che diceva Laura Cirella e anche Laura e quello che diceva Antonio. Laura ha ricordato, è stata lei, sì, Laura, che ha ricordato come per l'opposizione dell'UDC non è passata quella sorta di aggravante che si era chiesta, ricordo la legge Concia, soprannominata così, è un'aggravante che si era chiesta nel caso in cui si veniva aggrediti per motivi omofobici. Io voglio ricordare l'argomentazione che è stata portata avanti dall'UDC, perché è un'argomentazione che è una strumentalizzazione, no? Perché allora l'UDC ha detto no, è incostituzionale perché si creerebbe una sorta di disuguaglianza, di disparità tra gli omosessuali e chi omosessuale non è, per cui chi è omosessuale avrebbe una sorta di trattamento, di privilegio, di favore rispetto a chi invece appunto non è omosessuale. Guardate la violenza con cui vengono utilizzate certe argomentazioni manipolate e utilizzate contro chi invece solitamente è discriminato ed appartiene ad una minoranza, cioè a questo punto chi è nella minoranza sembrerebbe essere la maggioranza o trattato meglio rispetto alla maggioranza, cioè c'è stata questa manipolazione appunto di determinate argomentazioni che invece di solito vengono utilizzate dalla minoranza, cioè la minoranza chiede una tutela appunto perché si trova in una situazione di disagio e di disparità rispetto a chi invece in questa situazione non si trova. Ma io a questo punto ribalterei l'argomentazione dell'UDC. Bene, avete detto questo. Diseguaglianza non ci deve essere, disparità non ci deve essere, è giusto, noi vogliamo esattamente questo, non ci deve essere nessuna disuguaglianza, non ci deve essere nessuna disparità, allora riconoscete alle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans gli stessi diritti, perché lo state dicendo, non è, mi pare chiaro, no? Eppure si è riusciti a far passare appunto un'argomentazione del genere presso l'opinione pubblica e noi non ci siamo accorti appunto della manovra, che è della manipolazione a livello di comunicazione che è stata fatta. Antonio aveva ragione a dire al giornalista di Rai, di Radio 2, Rai 2, sì, perché sono venuti a fare il servizio a Polistena dopo l'approvazione del regolamento, a dire no, non sono contento. Ma nessuno di noi è contento di cose del genere. Purtroppo però viviamo, cioè nessuno di noi è contento di dover lottare per determinate cose. Il gay pride, si è detto, ma che senso ha il gay pride? Che senso ha manifestare anche in modo abbastanza eccessivo, colorito, determinate cose? Che senso ha? E beh, se fossimo in una società in cui veramente ci troviamo dinanzi ad una parità, allora non avrebbe nessun senso, ma purtroppo le cose non stanno così. E io voglio ricordare e tutte le manifestazioni che ad esempio hanno fatto le femministe per i diritti delle donne, no? Si è sempre detto, ma l'8 marzo che senso ha? L'8 marzo festeggiare la donna ancora con questo stanco rito della mimosa, eccetera. Ma ha senso, perché è anche vero che se noi andiamo a vedere la percentuale della presenza delle donne in politica o nei luoghi di comando è bassissima, allora ha un senso.
ha un senso ancora l'8 marzo, ha un senso ancora manifestare, che le donne continuino a reclamare i loro spazi e i loro diritti, ha un senso, perché noi ci troviamo in una società che continua ancora a creare delle disparità. E quindi benvengano anche manifestazioni come quelle del Gay Pride, purtroppo. Giusta la tua osservazione, ma sarebbe pienamente giusta se vivessimo in una società che non discrimina o che non crea delle diseguaglianze. Purtroppo noi viviamo invece in una società che queste diseguaglianze e queste discriminazioni le crea, e forse spesso le crea a ragion veduta, perché guardate, dividere significa riuscire a mantenere anche posizioni di potere da parte di chi il potere ce l'ha. Creare delle diseguaglianze spesso serve a chi gestisce il potere, perché fa sempre comodo avere qualcuno che è peggio di noi, no? E c'è chi ce lo crea qualcuno che è peggio di noi, perché in quello ha un determinato interesse. Guardate, se noi riflettiamo su quelle che sono le dinamiche e le strutture di potere, ci renderemmo conto di come le diseguaglianze e le disparità siano funzionali al mantenimento del potere. Detto questo, allora adesso cercherò di rispondere alla domanda di Marco: che cos'è questo libro e come è nato? Il libro è nato dal bisogno, secondo me, di dare un apporto in un settore ben determinato riguardo il tema dell'omosessualità, anche se omosessuale è una parola che è nata recentemente, no? Ed è un misto di greco e latino. Dal punto di vista etimologico, insomma, qualcuno ha qualche riserva su questa parola. Infatti, non so se avete notato, chi è intervenuto prima di me ha preferito parlare di gay, lesbiche, bisessuali. L'omosessuale, ecco, l'omosessualità come parola già crea qualche riserva. Dicevo, colmare o dare un contributo in un determinato ambito, filosofia di genere, cioè sul piano speculativo. Io ho cercato di riflettere su il significato della presenza di lesbiche, gay, bisessuali e trans. Non si tratta quindi di una riflessione sul piano giuridico, c'è una parte, cerco di dedicare una parte anche a questo punto, ma ovviamente non sono competente in questo settore, dico la mia soprattutto quando si tratta del tema del matrimonio da riconoscere anche ai gay. Vedete, lì noi ci troviamo dinanzi ad un'ennesima manipolazione, perché intorno alla questione del matrimonio da riconoscere alle persone omosessuali si sta conducendo una guerra di religione che francamente io non riesco a capire. Perché non riesco a capire? Perché, ecco, diciamolo così, da assessore io ho celebrato matrimoni al comune, mi è capitato, ne ho celebrati 3, ricordo. Matrimoni civili, cioè il matrimonio civile è un'istituzione di uno Stato che è laico. Il matrimonio civile che io ho celebrato non è riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. È un matrimonio eterosessuale tra un uomo e una donna che non è riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. Quindi io non capisco la battaglia che alcune esponenti della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica non è tutta su questo piano, ma che alcuni esponenti della Chiesa Cattolica fanno rispetto al matrimonio civile, che dovrebbe essere riconosciuto anche alle persone omosessuali. Il matrimonio civile è un'istituzione dello Stato, non è il matrimonio religioso, tant'è che quel matrimonio che io ho celebrato non consentiva poi a chi si è sposato al comune e non ha poi celebrato il matrimonio in chiesa di accedere ad esempio ai sacramenti. Chi ha soltanto il matrimonio civile è, per così dire, scomunicato. Oggi si cerca di addolcire un po' la cosa, ma le cose stanno ancora così oggi, quindi è chiaro che noi ci troviamo dinanzi ad un'istituzione che per la Chiesa Cattolica non ha alcun valore. I gay non stanno chiedendo il matrimonio religioso, stanno chiedendo il matrimonio civile. Io ricordo anche all'interno del libro come spesso si faccia riferimento a qualcosa che giuridicamente comunque
ha una rilevanza, ma non è determinante, la tradizione. Si dice il matrimonio è stato da sempre un matrimonio tra uomo e donna, dunque non si può riconoscere il matrimonio a due persone dello stesso sesso, perché sul piano giuridico non c'è una tradizione del genere, insomma. Ma il matrimonio civile non ha alcuna tradizione, perché il matrimonio civile è nato con lo Stato moderno, con lo Stato contemporaneo. Ora, forse la professoressa, sicuramente la professoressa Balducci su questo ne sa molto più di me, ma è chiaro che non ci si può appellare ad una tradizione per il matrimonio civile, perché il matrimonio civile nasce con lo Stato contemporaneo, magari figlio della Rivoluzione Francese, che è uno Stato che vuole essere laico. E allora questo tipo di istituzione in una democrazia perché non deve essere riconosciuto anche a due persone dello stesso sesso? Perché, vedete, perché i gay chiedono innanzitutto il riconoscimento del matrimonio? Perché chiedono che i loro sentimenti abbiano una rilevanza sociale, siano caricati di una responsabilità sociale. Perché l'istituzione del matrimonio essenzialmente e fondamentalmente che cos'è? È questo, conferire ad un sentimento d'amore tra due persone una rilevanza sociale, cioè dire bene, questo vostro sentimento non è qualcosa soltanto di privato, non è qualcosa che sentite soltanto voi, ma la società ve lo riconosce, cioè riconosce la vostra unione e dà a questa vostra unione un determinato valore civile, giuridico, sociale e quant'altro. Perché non riconoscerlo anche ai gay? Se è vero come è vero che due persone dello stesso sesso si possono amare. Perché il punto fondamentale è quello. Due persone dello stesso sesso si possono amare? Sì. Sì. La storia ce lo dice. Io faccio un lungo excursus, tento, un lungo excursus storico, no? E guardate, l'omosessualità è sempre esistita, cioè è presente fin da quando l'uomo c'è, nei miti più antichi viene ricordata, ma ricorderemo forse uno dei più antichi, Gilgamesh ed Enkidu, è tra i miti più antichi del vicino Oriente antico, no? Questi due uomini che insieme lottano, che hanno un'amicizia profondissima, che è amore. Un'amicizia profondissima che servirà da modello anche alla descrizione di altre amicizie profonde, come quella che ritroviamo ad esempio nella Bibbia tra Davide e Jonathan. E anche nella Bibbia abbiamo un esempio di amore, Jonathan tra due uomini, Jonathan che è figlio del re Saul, rinuncia al proprio trono per Davide, perché ama Davide, e rinuncia al trono per lui, si fa da parte. Quindi voglio dire, esempi del genere, ma lo ricordiamo anche, non so se avete, qualcuno di voi ha visto il film 300 ultimamente è uscito, i 300 che combattono alle Termopili. Vedete, Aristotele nella Repubblica, Platone nella Repubblica, se ben ricordo, dice che il segreto per creare un esercito invincibile è quello di creare un esercito in cui i guerrieri si amano tra di loro. Quell'esercito, dice, sarebbe invincibile perché nessuno dei guerrieri accetterebbe di lasciare il proprio compagno e morirebbe per il proprio compagno. Quindi i 300 delle Termopili, si dice che il segreto dell'invincibilità dei 300 fosse esattamente questo, ma Platone stesso lo dice. Parlo anche del Medioevo, parlo dei Templari. Guardate, a proposito dei Templari, di cui si parla tantissimo, si è scritto tantissimo, no? sui Templari, su questo ordine straordinario di monaci cavalieri, insomma. No? Ebbene, è stato dimostrato dagli storici che in questo ordine era presente, ad esempio, una sorta di rito iniziatico parallelo al rito di ingresso del novizio all'interno dei Templari, dove era previsto il rapporto omosessuale. Qualcuno ha detto, beh, è stato utilizzato da Filippo il Bello per colpire i Templari, un'accusa che è stata utilizzata, ma storici di grandissimo livello hanno dimostrato che in realtà questo rito era ben presente ed esisteva, ma d'altra parte nel Medioevo, storici come Boswell hanno dimostrato che il matrimonio gay c'era,
Capisco che, come dire, una certa chiesa, quella dell'Inquisizione, abbia distrutto o abbia cercato di distruggere ogni traccia, ma il matrimonio tra due uomini esisteva lungo tutto il Medioevo. Vi sono delle fasi storiche che, come quella appunto del 300 con Filippo il Bello, che invece, ecco, mostrano chiaramente come l'accusa di sodomia, come veniva chiamata allora, fosse stata utilizzata per colpire dei nemici, ma fosse uno strumento appunto politico, perché si è sempre utilizzato. Guardate, ieri non so chi di voi ha visto su Rai 3, c'è stato, ma, no perché immagino eravate qua, su Rai 3 c'è stato uno splendido documentario su Mussolini, sul sesso, il potere, eccetera. Ecco, l'arma, l'accusa di pederastia durante il fascismo venne utilizzata per colpire tutti gli avversari politici e forse anche a sinistra e non solo a quei tempi. E, ecco, questa è la, allora ho tentato un excursus storico per dimostrare comunque una cosa fondamentalmente, che l'amore tra due persone dello stesso sesso ha una sua dignità ed esiste. Se dunque ha una sua dignità ed esiste, allora questo amore non può non essere riconosciuto in una società come la nostra, che è una società democratica. Ho parlato di due paradigmi, vedete, quello di paradigma naturale, io lo chiamo, di Aristotele. Aristotele nell'Etica con Nicomachea dice l'omosessualità è naturale, lo dice chiaramente nell'Etica Nicomachea. E Aristotele, siamo nel IV secolo avanti Cristo. E ho parlato di un altro paradigma, e con quello io concludo perché non voglio essere troppo lungo, quello di Platone, il paradigma platonico, che è un paradigma esoterico, iniziatico, l'abbiamo visto con i templari, ma i templari risentono del platonismo e del neoplatonismo, risentono di quanto Platone ad esempio dice in tante sue opere. Probabilmente nel Medioevo il Simposio non si è letto, però comunque l'amore platonico, che spesso ci viene detto è un amore privo di sessualità, no, non è così. Comunque l'amore platonico, che è l'amore tra due persone dello stesso sesso, ci dice di quanto profondo possa essere un amore tra due persone dello stesso sesso, perché dice Platone ad un certo punto nel Simposio, dopo aver anche in più posti detto come l'amore tra due persone dello stesso sesso renda migliori, ma lui ha una concezione come al solito aristocratica dell'amore, no? In questo dice Platone: se Efesto apparisse ai due amanti che giacciono a letto insieme, e i due amanti sono due uomini, e domandasse loro: cosa volete? Chiedetemi qualunque cosa perché io ve la concederò. Ecco, Platone dice: cosa pensate che chiederebbero questi due amanti ad Efesto? Chiederebbero soldi? Chiederebbero fama, successo? No, dice Platone. Chiederebbero di due che sono diventare una sola cosa. Ecco, è la ricostituzione, d'altra parte, dell'androgino. Il mito dell'androgino, un altro grande mito che è presente in Platone e che mi serve anche per ricollegarmi a quello che diceva Yuri prima sulla questione del genere. Vedete, il genere da cui noi veniamo è unico, non ci sono generi, il genere è unico, quello da cui proveniamo. E Platone ce lo dice attraverso un mito, perché Platone è abilissimo in questo, no? Dire determinate cose attraverso immagini che sono i miti, appunto. Ce lo dice attraverso il mito dell'androgino, dice: Zeus inizialmente creò degli esseri che erano in pratica l'unione di quelli che attualmente sono due esseri umani, cioè erano gli androgini, appunto. L'androgeno era, in questo caso l'androgeno era l'unione di... gli androgini erano l'unione di un uomo e una donna che erano uniti dalle spalle, o un uomo e un uomo, una donna e una donna. Ad un certo punto Zeus si accorge che questi esseri erano troppo forti e decide di dividerli in due, sicché da allora ognuno di noi
va alla ricerca della sua metà. No, ti presento la mia metà, si dice ancora oggi, no? Questo modo di dire viene da là. Ognuno di noi va alla ricerca della sua metà, per cui, e questo è il punto fondamentale, la metà serve per reintegrarci, per ricostituirci in quella unità originaria, per realizzarci totalmente, e allora non ha importanza di che genere sia l'altra metà, l'importante è che sia la metà che veramente serve a ricostituirmi e a reintegrarmi, e questo è l'amore, e io credo che questo amore abbia diritto d'esistere e d'essere riconosciuto in un mondo, in una società come la nostra. Bene, io vi ringrazio, grazie a tutte voi, a tutte e a tutti. Allora, filosofia di genere, lì c'è il banchetto, c'è anche il nuovo libro di Massimo Frana, Il segreto dei fratelli del libero spirito, per chi vuole. Pagine di esoterismo. Esatto, pagine di esoterismo medievale. Buona serata e buona continuazione di festa. Grazie.